Se c'è un mito che cattura sempre l'immaginazione degli stranieri che viaggiano in Italia, è che in Italia i treni non passano mai in orario. Il mito dei treni in ritardo è stato un mantra ricorrente di diversi governi italiani e uno slogan di propaganda per dimostrare la propria efficienza o scaricare le proprie colpe. Mussolini addirittura ne fece un punto di orgoglio per il suo regime. Ora devo ammettere che nonostante tante esperienze nefaste, soprattutto come pendolare, viaggiare in treno in realtà è il modo più pratico e rapido ora con i treni ad alta velocità per girare la penisola. Sempre in tema di puntualità, vorrei aggiungere un altro mito che spesso si lega all'Italia, che gli italiani cioè non hanno una grande tradizione di orologeria. Difficile persuadere del contrario, ma se proprio dobbiamo dirla tutta, in realtà fino al XVII secolo gli italiani erano i leader dell'orologeria meccanica e artistica. Uno dei primi orologi meccanici del XIV secolo si trova sul campanile, della chiesa di Sant'Eustorgio a Milano e le botteghe italiane erano le più richieste nelle corti rinascimentali di tutta Europa. Finché i nuovi sistemi di produzione in Inghilterra e Svizzera non hanno causato la progressiva perdita di competitività di queste botteghe. La tradizione dell'orologeria rimase viva in Italia, ma come arte liberale, cioè intesa come disciplina umanistica e non come spazio industriale, almeno fino alla fine dell'Ottocento. È proprio in questo contesto che ho scelto di parlarvi oggi della prima industria italiana di orologeria. Sì, italiana, non svizzera, non britannica, non americana, italiana. E ho scelto di parlarvi dello straordinario legame di questa impresa orologiaia con il mondo della politica, della cultura e della moda negli sviluppi successivi del XX secolo. Tutto ebbe inizio nel 1896, ai tempi della prima rivoluzione industriale italiana, quando un imprenditore di nome Senatore Borletti, figlio di uno dei maggiori produttori italiani tessili dell'epoca, decise di investire negli orologi, anzi in sveglie, e aprire la sua fabbrica, la Borletti e Pezzi, a Milano. Gli orologi e l'industria hanno in realtà una connessione importante. Gli orologi rappresentano precisione, esattezza, accuratezza e sono strumenti fondamentali in un ambiente come quello industriale che inizia progressivamente a misurare il tempo con il denaro. Sappiamo tutti che il tempo è denaro, no? Ecco, l'equazione nasce proprio con la rivoluzione industriale. Produrre tempo, dunque, era un modo per fabbricare un'idea del tempo e non solo avviare una produzione meccanica in serie. In questo senso è utile ricordare che la rivoluzione industriale in Inghilterra iniziò nel XVII secolo non solo con la produzione di tessuti, lana e cotone, ma soprattutto con la manifattura in serie degli orologi. Ora, dopo un paio di decenni in produzione, la Prima Guerra Mondiale offrì a Borletti, come a molti altri industriali, una svolta radicale nel suo business, costringendolo ad abbandonare le sveglie e a iniziare a produrre micce per le bombe. E fu lì che Borletti fece la sua vera fortuna. Nel 1917 Borletti aveva accumulato così tanto capitale da poter acquisire il più grande magazzino di Milano, o Ville d'Italie, o poi Magazzini Bocconi, di proprietà della famiglia Bocconi, che pochi anni prima aveva fondato a Milano l'Università Bocconi, per ricordare la morte di Luigi, primogenito di Ferdinando, scomparso in Africa dopo la sconfitta coloniale italiana ad Adua nel 1896. Ora Borletti acquisisce l'edificio che si trova proprio accanto al Duomo e chiede al poeta italiano più in voga, Gabriele D'Annunzio, celebrato in tutta Europa come la voce principale della letteratura italiana, di nominare la sua nuova attività. Per darvi un'idea del contesto, il 1917 è un anno terribile per la guerra italiana, perché dopo 2 anni di guerra di trincea contro l'Austria, il nemico riesce a sfondare la linea del fronte italiana e penetrare nelle regioni del nord-est, fermandosi a 30 km da Venezia, al fiume Piave. Per spiegare la rotta di Caporetto ai miei studenti americani, non posso che usare la metafora del football, quando un running back riesce a rompere la linea difensiva e si trova improvvisamente a correre in campo aperto verso la meta. In questo contesto,
in cui gli italiani ritrovarono l'unità e misero insieme uno dei più grandi comeback, ritorni della storia militare nazionale fino alla vittoria dell'anno seguente, D'Annunzio dà al nuovo grande magazzino di Borletti il nome di Rinascente, cioè di Risorgente. Anche se spesso si lega questo nome al contesto bellico, l'origine del marchio era invece un'altra. Giorno di Natale del 1917, il senatore Borletti non era ancora a casa. Il suo negozio, che aveva appena acquistato, aveva preso fuoco la vigilia di Natale ed era stato completamente bruciato. Dopo una notte di lavoro a domare il fuoco, era tornato a casa per il pranzo di Natale, tutto coperto di polvere e fuliggine. Quella fu la prima e unica volta che sua figlia lo vide piangere. Borletti cercò di nascondere le lacrime e al tavolo non disse molto, finché a un certo punto non si alzò e disse solo: "Domani si ricomincia". Ecco la Rinascente. Oggi la Rinascente è il principale grande magazzino italiano, è un marchio di moda leader, oltre a essere un'azienda che ha attratto e continua ad attrarre grandi stilisti e artisti e designers negli ultimi 100 anni. La collaborazione di Borletti con il poeta D'Annunzio proseguirà negli anni successivi e porterà la prima azienda di orologi ad avere un impatto sull'intera scena politica e industriale italiana all'indomani della Prima Guerra Mondiale. Borletti finanziò innanzitutto il progetto di D'Annunzio di fondare una Repubblica Italiana indipendente nella città istriana di Fiume, in aperta opposizione al Trattato di Pace di Versailles, che invece la assegnava dopo la guerra alla neonata Jugoslavia. L'esperimento nel 1919-1920 segnò l'inizio della celebrità politica di D'Annunzio, che presto svanì con la rapida ascesa del fascismo di Mussolini a partire dal 1922. Mentre D'Annunzio fu messo da parte da Mussolini, che per metterlo a tacere gli comprò una maestosa casa sul lago di Garda chiamata il Vittoriale, che si può ancora oggi visitare a Gardone, Borletti si coinvolse sempre di più con il regime fascista, finanziando il quotidiano Il Popolo d'Italia. Fu eletto senatore in Parlamento, quindi di nome e nei fatti, divenne presidente dell'Inter nei tardi anni 20 e guidò la società di Ryan Snia Viscosa, che produsse tutte le divise per i burocrati fascisti. Per uno stato militare come il fascismo, quello era veramente un affare enorme. Il rapporto di Borletti con D'Annunzio continuò anche in altri modi. Quando Borletti tornò alla sua attività di orologeria, commissionò infatti ad D'Annunzio il nome della sua nuova linea di sveglie, che il poeta chiamò semplicemente Veglia, con un gioco di parole, quindi le sveglie Veglia. Quando Borletti riconvertì la sua produzione da sveglie a tachimetri, il nome Veglia divenne sempre più popolare nelle automobili e un marchio di qualità per tutte le più importanti case e vetture italiane. In secondo luogo, in cambio del suo sostegno alla campagna di Fiume, Borletti ottenne da D'Annunzio i diritti per pubblicare le sue opere letterarie, un altro grosso affare, e incaricò un giovane e relativamente sconosciuto tipografo di sua fiducia di produrre l'edizione dell'Opera Omnia di D'Annunzio. Quel giovane editore era Arnoldo Mondadori e la sua casa è oggi leader nel settore editoriale in Italia. La storia di Borletti è quella di un imprenditore capace di reinventare costantemente la sua produzione, dal tessile all'orologeria, dalle micce alla moda, sia nel settore del lusso che in quello militare, come abbiamo visto, dai tachimetri ai libri e poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dagli orologi alle macchine da cucire, che diventarono uno dei grandi simboli della rinascita dopo la Seconda Guerra Mondiale. Potremmo continuare a lungo con le storie sul senatore Borletti. Quello che mi interessa però è il modello che incarnava la sua impresa, ovvero l'idea tipicamente italiana di ancorare un'impresa industriale alla cultura, alle discipline umanistiche, legittimando l'imprenditorialità come arte liberale, non solo come tecnica per fare soldi, ma anche e soprattutto come piattaforma per sviluppare nuovi linguaggi e dare forma alla vita sociale e politica attraverso la letteratura, i media e il commercio stesso. Quindi l'industria come cultura e anche la cultura come industria.
Come compito per oggi, vi chiedo di andare a dare un'occhiata alla copertina della rivista del Touring Club italiano del 1912, che presenta un manifesto di Borletti. Questa immagine, che ho scelto come copertina del mio libro The Art of Objects, offre una sintesi visiva di quanto ho appena detto sul modello ibrido italiano di industria culturale o cultura industriale, attraverso l'immagine antica di un discobolo che lancia un orologio moderno. Una strana combinazione di elementi antichi e moderni, ma anche una grande immagine di modernità, di una modernità che invece di abbattere il passato lo reinventa costantemente e lo incorpora in nuove forme presenti. In aggiunta, andate a dare un'occhiata anche ai contachilometri Veglia, che sono davvero dei pezzi da collezione oggi. Quanto alla parola di oggi, non posso che concludere con la parola caporetto. L'avete sentita prima quando parlavo degli austriaci che hanno rotto la linea del fronte italiano nel 1917, ma per estensione la più grande perdita militare nella storia italiana si è trasformata nel linguaggio corrente in una metafora di una sconfitta di proporzioni disastrose e spesso vale anche e soprattutto per il calcio, quindi una mancata qualificazione ai mondiali della nazionale. Oggi potremmo chiamarla a ragione una caporetto. Grazie, arrivederci e alla prossima.